Nel 1454, dopo un soggiorno a Padova di circa 10 anni, Donatello torna in Toscana, torna a Firenze, trova una città in parte trasformata, 10 anni di assenza sono significativi, nuovi protagonisti, nuovi committenti. Donatello, diciamo, durante il soggiorno padovano si è concentrato soprattutto sulla lavorazione del bronzo ed è ancora quello l'aspetto che più gli interessa del suo lavoro. Ha quasi completamente abbandonato la scultura in marmo anche per una questione di età e sempre più appunto ha deciso di dedicarsi al bronzo, alla terracotta, alla modellazione. A Firenze la situazione per lui evidentemente non è facile, le commissioni non mancano, ma i rapporti con i committenti non sono più quelli diciamo di 10 anni prima, e forse per questo decide di cogliere un'occasione che gli sembra favorevole, cioè l'invito da parte della Repubblica di Siena di trasferirsi a Siena e lavorare per la città. Dopo una trattativa durata un po', nel 1457 Donatello fa le valigie e parte sostanzialmente, lascia la casa che aveva preso in affitto a Firenze al suo ritorno e prende la strada per Siena con l'idea di rimanerci per sempre, cioè di trascorrere lì gli ultimi anni della sua vita, allettato appunto dai tanti vantaggi che la Repubblica aveva deciso di offrirgli per chiamarlo a lavorare in città. Parte e un po' stranamente porta con sé un'opera che evidentemente aveva concepito per qualche altro scopo, una statua bronzea del Battista, con cui arriva a Siena e che di fatto è una delle poche cose che lascia a Siena. Perché effettivamente Donatello alla fine non trascorrerà il resto dell'esistenza in quella città. Dopo 4 anni, nel 1461, decide di tornarsene a Firenze ed è a Firenze che condurrà gli ultimi anni di lavoro e di vita. La grande statua del Battista ha avuto una storia abbastanza travagliata. Donatello la consegna effettivamente, ma non la finisce mai. E i senesi sono costretti a inventarsi, diciamo, un modo per completarla. Gli mancava un braccio e quel braccio viene realizzato soltanto qualche anno dopo la partenza di Donatello da Firenze. Rimane quella statua comunque uno dei capolavori della vecchiaia di Donatello, che veramente fa il paio con la Giuditta Medicea. Una statua che davvero racconta tanto della vita e della carriera di Donatello. Se la confrontiamo con le sue sculture giovanili, qui in mostra possiamo benissimo fare il confronto con il David Marmoreo, un'opera scolpita da Donatello quando aveva poco più di 20 anni, si legge davvero tutta l'evoluzione del maestro, da quelle forme più integre, elastiche, vigorose della giovinezza, ha invece un'idea di umanità sofferente e meditabonda come quella del Battista, che in qualche modo riflette evidentemente anche i pensieri e le preoccupazioni di Donatello stesso. I rapporti di Donatello con Siena sono rapporti che si concludono in questa fase tra 1457 e 1461, ma che appunto erano iniziati tanti anni prima con la commissione della Formella Bronzea, con il banchetto di Erode per il fonte battesimale, e avevano anche vissuto una tappa intermedia. Attorno al 1450 Donatello aveva realizzato, mentre si trovava a Padova per committenti senesi, la lastra funeraria del vescovo Giovanni Pecci, non vescovo di Siena in realtà, vescovo di Grosseto, ma senese, che i discendenti appunto volevano collocare nella cattedrale. È una lastra terragna realizzata in bronzo, quindi già
da questo punto di vista un oggetto eccentrico, in cui Donatello inventa con un tour de force prospettico straordinario, divertente e divertito, l'immagine del prelato steso sul cataletto, come se fosse in attesa, diciamo, del funerale. Un'invenzione che così scardina le convenzioni legate a questo tipo di sepolcro, queste lastre che si incastravano nel pavimento delle chiese, con un'alzata di ingegno straordinaria. A questo momento della carriera di Donatello appartiene anche un oggetto eccentrico, curioso e anche divertente, un tondo in bronzo raffigurante la Madonna col bambino, che Donatello regalò con senso di gratitudine al proprio medico, un oggetto prezioso, un oggetto in bronzo, ma diciamo arricchito di dorature, destinato alla devozione privata, che però ha una peculiarità. Sul retro, cioè, è presente un'immagine in negativo che serviva, ed è lo stesso Giovanni Chellini a raccontarlo, a forgiare dei calchi in vetro di quella composizione stessa.